Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi e benvenuti in questo primo episodio della Challenge Lock a Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nel primo episodio, che in realtà era l'episodio 0, ma che tecnicamente è il primo, vabbè, insomma, nello scorso episodio abbiamo introdotto le regole, abbiamo saltato le tediosissime introduzioni del professor Elm e tutta la rava e la fava e siamo qui, ragazzi, a scegliere il nostro starter. Prima di iniziare, e dovrete abituarvi per tutto il resto della serie, mi raccomando ragazzi, consigliate subito delle altre challenge nei commenti qua sotto. Più ne ho, più sarà varia la serie e più ci divertiremo. Detto ciò, in questo episodio la challenge è scarta la prima cattura. Scarteremo la prima cattura qualunque essa sia. Avevo il dubbio se scegliere questa o quella dello starter, di prendere lo starter più debole, di liberarlo, ma mi sembrava troppo per iniziare, vorrei ambientarmi nella situazione, quindi ho scelto questa qua. Speriamo solo che la cattura non sia importante, se no a te che hai fatto la challenge, ti ammazzo. Ragazzi, vi invito subito a lasciare un bel mi piace. Il primo episodio non è andato bene in feed, quindi mi raccomando, riprendiamoci con questo. Comunque stavo scherzando, te che hai fatto la challenge, no, che poi mica non ne fai altre. Ragazzi, gli starter è sempre un'emozione fantastica perché questi ti seguono. Questi ti seguono ed è veramente una cosa spettacolare. Ok, allora io chiudo gli occhi e cerco di capire dal verso. Oddio. Questo non so chi sia. Aspettate, fatemi. Provo. Non riesco. Oddio. Ah, cazzo, i versi sono. Allora aspettate, devo aprire gli occhi. Chingling. Ok, i versi sono quelli di. Quindi non posso. Chingling. No. No, vabbè. No, vabbè. Cioè, allora. Io sono appena uscito dalla live, no? Io sono appena uscito dalla live, ok? E voi mi avete detto, ma Creepy, se trovassi Mewtwo... cosa? L'altro chi è? No. Che cancro che sei. No. Io, raga, non so cosa dire. E meno male, minchia, meno male che non ho scelto l'altra challenge. Se no, mi toccava prendere chi? Swalot. E invece, raga... io prendo Mewtwo... perché in inglese... io prendo Mewtwo, ragazzi, e tocco pure il PC perché il PC è touch, ma che... mi trolla. Ok, perfetto. Madonna, che figata! Che figata, c'ho Mewtwo dietro a livello tipo 5. Oddio. Nome, soprannome Mewtwo, lo chiamiamo, ragazzi, Fuji. Perché, mamma mia, però, che... come inizia questa serie? 200 like. 200 like minimo perché è iniziata da Dio sta serie. Lo chiamiamo Fuji, che è il creatore di Mewtwo. Ok, perfetto. Hai scelto Fuji come soprannome, va bene, sì, ma soprattutto... oddio, avrei dovuto metterlo in minuscolo! Cazzo! Vabbè, fa niente, a sto punto li metteremo tutti in maiuscolo. Bene così, prosegui fino a casa di Mr. Pokémon. Sì, avrò davvero grandi difficoltà con un Mewtwo dietro. Mamma mia, io veramente non ho parole, non ho parole. Ritorno a Yoto di fuoco! Buongiorno. Lei cosa mi deve dare? Le pozioni, un'altra challenge che avete consigliato, tra l'altro, era non utilizzare pozioni. Probabilmente la utilizzerò in seguito, non nel primo episodio, perché... che tanto convinto che pozioni devo usare, se ecco, tutti fermi, adesso. Allora, aspettate, voglio vedere che cosa dice Setra, se dice che ho scelto Mewtwo o se ho lo starter preimpostato. Curiosissimo. Creepy, tu hai ricevuto Mewtwo, ma che Pokémon fantastico, già, è proprio il primo che ti capita per strada. Ok, perfetto. Allora, Setra, vai via, perfetto. Ragazzi, andiamo a vedere Mewtwo, sto registrando, tutto a posto, sì, perfetto. Come, no, minchia, sono solo teletrasporto, bestemmia. Oh, Cristo, che moveset di merda! Che schifo assurdo, proprio un cancro, cancrissimo. Cinesi, sì, i cinesi sono un po' ovunque, lo sappiamo. Barriera, cazzo, se avessi saputo che aveva barriera l'avrei chiamato Trump. Oddio, io non so se ho fatto una frase italiana, ma, allora, innanzitutto, ok, si velocizza così, perfetto, ci siamo. Sì, l'emulatore non è il top effettivamente per Heart Gold. Non è la prima volta che vedo quei pallini neri strani. Ma che Pokémon carino che ti porti dietro. È proprio un mini cicciolo, raga. Ok, allora, balziamoci dialoghi perché ricordo a tutti che è una Nuzlocke. Oddio, so come si usa il Poké Gear. So come si usa il Poké, che poi sarà Poké Gear.
Richard Gere, sì, Poké Gere, perfetto, Poké Gere, madonna che... Faccio il linguistico, non so cosa, come si dice Gere. Ancora, Gere! Ok, allora, oddio, io mi ero dimenticato di quanto fosse fastidiosa l'intro di Heart Gold. Io farei utilizzare il nostro Mewtwo, il suo pestone, li seccherei tutti. Allora, ragazzi, è vero che la prima percorsa non è... oddio, che schifo! Cosa ho detto? È vero che la prima cattura non è valida, ma è anche vero che noi non abbiamo Pokéball, quindi questa qua tecnicamente non è la prima cattura. Quindi... oddio. Si può trovare come starter Mewtwo e poi lui? Tanto, allora, va bene. Siccità? No, noi avevamo download come abilità, l'ho vista di sfuggita prima. Appunto. Madonna, sì, vabbè, ma c'è pure download. Ma io cosa la faccio fare sta serie? Scusatemi, cioè, non lo so. Allora, ragazzi, questa qua tecnicamente non è la cattura che abbiamo mandato a puttane. Sarà la prima che faremo su sto percorso al ritorno. Comunque, ragazzi, mentre vado verso la prossima città, volevo specificare un paio di cose, perché non tutti avete ben capito il senso della challenge. Cioè, le sfide che mi proponete... Come dire, minchia che schifo, cioè, ho trovato lo starter buono e poi tutti i Pokémon di merda per il resto della serie. Già ho capito come va a finire. La challenge, cioè, non è... Le challenge che proponete non devono essere challenge che devono rendere la vita difficile a me. Devono rendere il gioco difficile. Ho visto gente che mi ha chiesto challenge chiama lo starter Barbara D'Urso e urla viva le donne quando entra in campo. Cioè, Safari Ball, così. Oddio, quindi... Cioè, quindi adesso io faccio la cattura... Cioè, trovo il Pokémon, la cattura che faccio adesso è valida e io la perdo. Ok. Ok, allora facciamo la cattura e poi proseguo il discorso. Voglio vedere cosa viene fuori. Io raga, Heart Gold non voglio velocizzarlo perché ha delle host spettacolari. Cioè, ti prego, non troppo bello. Ok, vai così. Sì, challenge superata per questo episodio, va benissimo. Non lo catturo, ma guarda, più che volentieri, ti giuro. Quindi ragazzi, caspita, già in questo episodio ci sono le catture, sta andando veramente benissimo, wow. Stavo dicendo, le challenge non devono essere fatte verso di me, ma verso il gioco. Cioè, non dovete consigliarmi, mettiti le penne in bocca come se fossi un tricheco, perché sì, ho visto gente che ha scritto queste cose. Non era questo il tipo di challenge che intendevo, era più dedicata esclusivamente al gioco, comunque challenge da inserire all'interno del gioco. Come se fossero delle regole di una Nuzlocke, cioè non è che posso chiamarla... Tricheco Nuzlocke, capite? Comunque nulla, specificata sta cosa, spero che sia chiara per tutti. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno stavolta, che ci sarà, oltre ovviamente a consigliare le solite challenge. Allora, adesso c'è il tipo della mappa che io non sopporto, è proprio dal 2001 che mi rompe qua le balle a cercare di farmi capire cos'è un centro Pokémon. Lo so benissimo, c'è un Mewtwo dietro, secondo lei sono un allenatore veterano, ma che dico veterano? Cioè il Nobel allenatore, cioè avete presente letteratura, matematica, pace, allenatore di Pokémon. Dai, forza, sì, fammi vedere Umar, perfetto, perfetto. Benissimo, mi fa piacere. Sì, casa tua proprio uno spettacolo, dai, forza, che belli capelli, ti levi, grazie. Ok, le scarpe da corsa, finalmente, ragazzi, le utilizzerò. Voglio velocizzare il meno possibile, almeno nei percorsi, perché, ragazzi, Heart Gold c'ha delle host che sono da godersi proprio. Cioè, non puoi non apprezzare le host di Heart Gold. Fammi una cosa. Io so che touch sto computer, però ogni tanto fa il monello. Ok, perfetto. Adesso che lo attivate possono premere Z come uno spastico. Oh Gesù, è vero, mi deve dare la mappa città. Ecco, se c'è una cosa pallosa di Heart Gold è l'intro. Poi dopo sarà un gioco della madonna. Vabbè che già tanto c'ho Mewtwo, quindi è già un gioco della madonna. Quindi vai tra... Ok ragazzi, questa tecnicamente è la nostra prima cattura. Ora adesso io sto pensando che non c'è poi andata così bene, perché se io adesso... Ho una sola Pokéball e perdo la... Pokéball. So perché, raga, bold in inglese vuol dire calvo. E è arrivato il tipo di prima, per questo che l'ho detto, se trovare scuse belle. Se adesso faccio la cattura e ho solo una Pokéball, la cattura la perdo, sono nella merda. Ma ragazzi, vediamo chi è. Ok, non lo prenderò mai, però è obiettivamente è figo. Allora, cioè... Non aumentarti l'attacco, non l'attacco, non l'attacco, non l'attacco, non l'attacco! E io mo cosa faccio? E non posso neanche indebolirlo la merda, perché se lo colpisco lo ammazzo. Raga, posso solo tirargli una Safari Ball d'ignoranza, non ho altra scelta, davvero. Uno, due, tre! No, no! Non ci credo, mi sembrava troppo bello, cazzo, troppo bello sto episodio per essere vero. Allora, ok, perfetto.
Non c'ho... No, l'avrei potuto indebolire. Pensavo di... Pensavo che... Ok, mi sono giocato malamente anche la seconda cattura, che probabilmente è l'ultima dell'episodio. Pietra tuono, sta a vedere che non ne troviamo uno di Pokémon che si evolve con la pietra tuono. Tutti con la pietra focaia. Allora, qua io... Oddio, le ghicocche, cioè... Ah, è vero che non ho il contenitore. Non saranno randomizzate a sto punto. Il contenitore, ragazzi, lo si ottiene da questo, da questo qua. Madonna, raga, mi ricordo... Cioè... Proprio i ricordi di quando ho fatto Soul Silver, il mio primo let's play su PC. Wow, che emozioni, veramente. Allora, perfetto, abbiamo ottenuto il Geeko Box e adesso, in teoria, dovremmo poterla raccogliere. Dovrebbe rimanere una ghicocca, questa non dovrebbe essere randomizzata, lo scopriamo subito. Si tratta di ghicocca verde? Ok, perfetto, no, le ghicocche non sono randomizzate, perfetto. Ok, proseguiamo e nulla, di catture non ne possiamo più fare, quindi, ok, qua però c'è un bellissimo strumento che è... Un cucchiaio torto che aumenta le mosse di tipo psico, che io quasi quasi darei a Mewtwo, sinceramente. Tanto vale, raga, è vero che aumenta le mosse di tipo psico. Ok che non abbiamo ancora mosse di tipo psico, ma Mewtwo avrebbe una stab di questo tipo. E se solo dovesse imparare il tipo psichico sarebbe veramente spettacolare. Cioè sarebbe più che altro OP, più che spettacolare. Ok, nel frattempo c'è Gennaro Bullo e quell'altro di cui non ricordo il nome, che si stanno prendendo ammazzate. E ok, perfetto, vediamo che altro Pokémon si potrebbe... Avrei potuto trovare... Come Noctowl, si trova, cioè si trova tutto su sto percorso, però forse lo si trova di notte, senza forse lo si trova di notte. Ok, download sarà anche un problema effettivamente per indebolire i Pokémon, perché ho uno starter vagamente forte, non so se si era capito, madonna però, c'è tutti i volanti qua che è. Ho uno starter particolarmente forte, quindi indebolire i Pokémon sarà un po' un casino, intanto livello 7 per Fuji che... è vero, tra l'altro oggi ci sarà anche la sfida con The Rival, ragazzi. Allora, prendiamo innanzitutto la ghicocca qua. Olè, perfetto, madonna quanto mi mancava questa gen. Veramente, vi giuro che mi mancava tantissimo. Ma proprio Earth Gold, cioè perché argento e cristallo... argento e cristallo. Oro e argento li ho fatti con il Rocket. Ma proprio Earth Gold, le team, veramente una cosa spettacolare. Questo me lo balzo perché mi fa schifo come parte. Nel frattempo, raga, io mi faccio una drinkata mentre balziamo sta roba. Croccante. Bene, ok, Mister Pokémon ci cura Mewtwo. Ciao Hawk, lo conosci il mio Pokémon? Sì, è la Grotta Celeste, dovresti... E questo è un Pokémon raro? No, ma dove? Ma va, lo trovi al percorso 1 di... non lo so, di Kalos. Allora, dai, forza, su. Mi dà il Pokédex, perfetto. E adesso, in teoria, uscendo da questa casa, dovrebbe esserci Elm che ci chiama perché Silver ha rubato... il Pokémon dal suo laboratorio, vero Elm? Vero che lo fai? Sì, perfetto. Creepy, che faccio? Aiuto, aiuto, uccidete. No, perché ho chiamato mia madre, minchia, una delle cose più brutte del mondo. Ok, perfetto. Ciao mamma, se mi stai ascoltando. Mi dispiace. Allora, dai, forza però, vediamo un po' chi c'è. Ok, i Pokémon penso che siano tutti questi, quindi... no, fuga, grazie. Perfetto, allora, vai così. Oddio, Elekid... No, ok, non si evolve con la pietra tuono. Pensavo di essere stato smentito subito, tipo al primo Pokémon, proprio how to fare figure di merda, tutorial by me stesso medesimo. Siamo a 13 minuti, perfetto ragazzi. E questo episodio qua durerà all'incirca 20 minuti, ma che ve lo dico a fare, tanto voi state vedendo il video, lo saprete quanto dura, no? Ve lo devo stare, devo stare a dirvelo io quanto dura. Perfetto, Mewtwo l'abbiamo curato, anche se non penso ce ne fosse bisogno. E adesso ragazzi... E adesso ci sarà da affrontare Silver, che non so se abbia uno dei due starter che ho lasciato là o un Pokémon totalmente random. Io penso che sia random. Poi non si sa. Forse era meglio che avesse tipo Chingling o Swalot, perché se questo qua se ne viene fuori con Rayquaz si fa uno scontro epocale. Bob Swimmer, è proprio lui. Sarà una delusione questo rivale. Ok. Sì, ho randomizzato le classi degli allenatori, quindi... Quindi, raga, non c'è Gennaro Bullo. Non c'è Gennaro Bullo. Ci ho pensato adesso. Ho rovinato il gioco. Ho rovinato il gioco, lasciatemi dislike, vi prego, ho rovinato il gioco. Ovviamente scherzo, lasciatemi ammazzo di botte. Vuoi sapere chi sono io? Io diventerò l'allenatore di Pokémon più forte del mondo. Sì, con relativa calma però, c'è tempo insomma. E soprattutto non devi spingermi. Ok, perfetto, ridammela, quella è la mia scheda allenatore. Madonna, non posso doppiare così, Silver. Hai visto il mio nome, eh? Ok, perfetto, questa voce qua è già più apprezzabile per un... Ah!
mi sono fatto un male atroce. Questo è il karma. Non poteva andare così bene sto episodio. Ok, ho tirato tipo le cuffie contro il microfono. Un altro calcio, oggi non... Non si può vivere. Madò che cancro. Ragazzi, ho tirato un altro calcio nonostante io non ne abbia trovato nessuno all'interno del gioco. Cioè, in realtà non ho trovato neanche ferro o comunque cose del genere. Chiamate, non lo so, un becchino e fatemi seccare sul posto. Volendo lì ci sarebbe un'altra cattura che potremmo fare alla fine di questo episodio. Qua, in teoria, sarebbe molto utile, taglio, sapete, madonna. A parte il fatto che... Cos'è sta storia che Remoraid vola, scusatemi? Non lo so, sta di fatto che sono un cretino, perché, ecco, ovvio, fisso. Cioè, adesso io non so, se vi rendete conto, se vi rendete conto. Se io avessi catturato lui. Vabbè che la cattura è saltata, ma, cioè, è saltata per colpa della challenge, ma se avessi trovato lui, sarei andato alla prima palestra con un Mewtwo e uno Zapdos. Di cattiveria. Ok ragazzi, eccoci qua al laboratorio dove ci sarà un bug. Un bug. Che non è un coleottero, per chi se lo stesse chiedendo. Grazie esistenza. Sì raga, Cetra è proprio una figa della madonna, veramente. Oggi c'hai un outfit collezione primavera estate. Ok, perfetto ragazzi, come avete consigliato nei commenti, in onore della Soul Link lo chiameremo Roche. No, ho sbagliato qualcosa. Fermi, lo chiameremo Rocet. Sì, Rocet scritto così di ignoranza. Anzi dai, facciamo che Rocet l'avevo già chiamato se non sbaglio nelle varie Crazy Lock. Quindi famo Luke stavolta. Perché raga, ovviamente in onore di quei bellissimi momenti che spero torneranno al più presto. Luke ragazzi, eccolo qua, il nostro rivale. Oddio, si è sbuggato tutto. Grazie, serviva l'intervento di Luke nella serie ovviamente per sbuggare la ROM. Perfetto, ok. Allora, per chi non lo sapesse, la guardia ci voleva accusare del furto di Chingling. Cioè, che poi capirai, cioè, probabilmente Silver ti ha fatto un piacere. E nulla, invece la guardia se n'è andata, tutto a posto. Adesso consegniamo l'uovo al professor Elmo, che è felice, e ci dice di andare ad affrontare la Lega come se non l'avessimo già fatto 3 milioni di volte nella nostra carriera da allenatori. Ok, prima di partire devo andare da Mima, quindi andiamo da Mima, parliamo con Mima, diciamo madre devo partire, devo andare a catturare i Pokémon, c'ho un Mewtwo dietro, ti utilizzo psichico se non... cioè non ce l'ho psichico ma fa niente. Quindi mamma, cioè, io ho un Mewtwo dietro, non può impedire... No, che le faccio risparmiare? Tanto se muoio la challenge finisce, scusa che discorso è. Sì, lo so che sono a casa, grazie, sono veramente geniale. Tra l'altro noto che, fatemi vedere se negli edifici dovrebbe accelerare meglio. Questo probabilmente è dovuto alla pesantezza del gioco. Soul Silver è un gioco molto pesante. No, il tutorial di Cetra. Tuo padre è morto, non ce la faccio più. Allora, dai, forza, vediamo un po'. Vediamo che l'ho randomizzato il Pokémon di questa roba qua. Quindi, raga, sono curioso di vedere che cosa viene fuori. Nel frattempo, Cetra l'ha picchiato, ma noi non abbiamo visto niente. Attenzione, vediamo che Pokémon trova Cetra. Forse non ha funzionato benissimo la randomizzazione. Ma non ne sono veramente sicuro. Ha fatto boato! Si è bruciato i neuroni! È crollata nell'alcol! Cos'è successo? No, non l'hai mai catturato! Non l'hai mai catturato! No, vabbè. Io mi sto già divertendo troppo. Allora, ragazzi, prima di concludere l'episodio, visto che abbiamo tempo, vi ricordo che la cattura è balza... Oddio, pure lui, ma veramente non c'è un Pokémon decente. Proviamo ad andare a fare la cattura a nord, su un percorso che tecnicamente potrei risparmiarmi. Minchia, che schifo. Su un percorso che, dicevo, tecnicamente potrei risparmiarmi per la cattura, perché poi ci troveremmo dei Pokémon più forti. Rosico. Però, appunto, voglio farlo adesso perché, ok che ho Mewtwo, che è un ottimo Pokémon, ma andare in giro con un solo membro potrebbe essere un problema. Ah, così, proprio, tu mi volevi incontrare, volevi entrare nel mio team. Ok, mi piace. Mi piace assai. Non posso assolutamente toccarlo perché lo secco sul posto proprio. Ti prego, entraci. Ma è uno starter, c'ha il tasso di cattura di Gesù bambino nella culla. Mi sa che non lo prendo.
mi sa che non ce la si fa. Non ce la si fa per Nukaz, infatti. Perché raga, non so se è una peculiarità di questa gen o c'è anche in altre gen, ma qui il tasso di cattura... Ok, questo Mewtwo qua è un po' più scarso del previsto, perché Pestone non fa nulla. Io dovrei abituarmi un po' al Pokémon. Ho fatto balzare qualsiasi cattura in questo episodio. Madonna, sarebbe stato il ritorno di Kaskoff questo. Allora, tu hai qualcosa da dirmi? Ah no, è vero, sei una delle persone più inutili all'interno del gioco. Bene ragazzi, allora direi di dirigerci verso Fiorpescopoli, ditemi che non ho sbagliato il nome della città, e direi che possiamo anche concludere l'episodio di oggi. Nel prossimo andremo avanti, faremo forse delle catture, si spera, Fiorpescopoli, sì, non ho sbagliato, io mi rifornisco già adesso di Pokéball così non mi dimentico per il prossimo episodio, speriamo di catturare qualche Pokémon in più, perché se per ora abbiamo una pecca in questa serie che non ne abbiamo catturato nessuno perché facciamo schifo. E nulla ragazzi, io vi invito fin da subito a lasciare, minchia, finito il video. Vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, un commento rispondendo alla domanda del giorno e, cosa ancora più importante, consegnando delle challenge per il prossimo episodio o per gli episodi a venire. Sapete che io le pesco un po' da tutti gli episodi alla fin fine. Che altro poi? Mi raccomando, passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati e noi ci becchiamo in un prossimo video. Ah, e mettete la campanella.